Perché? Ripeti tutto perché avevo l'audio chiuso, ripeti da zero proprio. Non questo signore è un architetto di Parma internazionale che ha deciso di appoggiare il Movimento 5 Stelle e che ci ha dato una mano nella stesura del nostro programma e che ha una storia molto importante perché ha dei trisavoli, degli antenati che hanno una storia importante per l'Europa e non solo per l'Italia. Un suo trisavolo ha fondato la città di Brazzaville mio prozio in Africa, in Congo, tant'è che è il conte di Brazzà, che è il friulano Savoriano di Brazzà, che è il nobile più famoso. Il cui palazzo era qui dove siamo. Sì, è vero. E poi una storia legata alla guerra, al nazismo, che se vuole vi racconterà lui, è molto importante. E adesso mi chiedo di fare un piccolo intervento. No, è la stessa cosa che ho detto a Frankfurter Allgemeine, che è stato nel mio studio 3 giorni fa, che è entrato nella casa di mia madre, che è stata in campo di concentramento, perché mio nonno è uno degli organizzatori dell'attentato del 20 luglio 44 a Hitler ed è stato impiccato a Plötzensee. Tutta la famiglia è implicata in questa vicenda. Io mi sono interessato di questo movimento per il suo valore internazionale, perché è un pensiero nascente che a livello internazionale è più noto che in Italia, stranamente, e ha fatto benissimo il leader Grillo di rivolgersi alla stampa internazionale. Io leggo... No, scusi, a dire il vero non è Grillo che si è rivolto alla stampa internazionale, no, è la stampa internazionale che ha scoperto il movimento, esatto, e vuole approfondire. Esatto. Però devo dire che se la stampa internazionale si è interessata al fenomeno, è una stampa intelligente che studia un fenomeno nascente e un pensiero nascente. No, quanti hanno criticato, leggendo i libri, Don Sturzo, quando metteva insieme tutti i gruppuscoli che erano in Italia? È nata la Democrazia Cristiana poi dopo, ma quanto gli è andato addosso? Stiamo assistendo a un nuovo fenomeno, insomma, no? Spero che non faccia la stessa fine della Democrazia Cristiana. Io spero solo una cosa, che dopo il movimento del 68, che ha plasmato molti giovani, e quello degli anni 70, anche quello ha formato molti giovani, però si sono poi disgregati. Spero che questo movimento rimanga, che formi tutti i giovani, anche quelli più anziani, e io penso che è una grande rivoluzione. E anche nel mio campo, dell'architettura, del territorio, del paesaggio, forse ci salverà il paesaggio, ma bisogna battersi, bisogna impegnarsi in prima persona. Io sto intervenendo in moltissimi comuni, come sapete, con i comitati della vita rurale del Friuli, Tagliamento, eccetera, per salvare l'ago aquileiese, le intere nostre campagne, che dovrebbero essere protette dall'UNESCO, perché non basta Cividale e Aquileia. E così la smetteranno gli elettrodotti, le discariche, eccetera. Bisogna salvare la nostra identità, il nostro territorio. Se si continua così, con questo sperpero di gente che sperpera il denaro pubblico e che sperpera il nostro territorio, bisogna smetterla. E io ho deciso di battermi, e nel governo regionale attuale io ho tutti amici, non ha importanza, sono le idee che contano. Gli amici rimarranno, ma le loro idee sono sbagliate. Qualcuno forse lo perderà, ma lo non perderà. E io poi non voglio invecchiare con questa politica, voglio invecchiare in un mondo nuovo, che è questo qua. Bene, la ringrazio della sua testimonianza, grazie mille, è stato un piacere. Ciao. Allora, mi sa che anche qui la piazza è abbastanza pienotta, che dici? Un applauso da lui. Buonasera, sono Luca Minerva, che ti rompo le palle spesso in sala. Ciao Fabio, ciao. Il Movimento 5 Stelle è cresciuto da dove si sale? Molto in alto. Grazie. No, vabbè, facciamo un diretto prima, ancora è presto. Carissimo, quella, ciao, come stai? Tutto bene? Ti ho parlato con Carino, e dopo lo potevamo. Addirittura. Ciao, Vladimiro, mi chiamo. Ciao Vladimiro, grazie per il ciao. Ma figurati, non devi ringraziarmi. Dov'è Grillo? Io in campo, dopo per Pietro, ok? Grazie, mille, ci vediamo dopo. Chissà che bella esperienza che ci stai facendo, Stupenda, meraviglioso. Ecco, lui è il presidente del comitato del Friuli rurale della vita buonasera. Rurale. Salve. È invitato da lui che ho fatto tutti gli interventi nei vari comuni, no? Noi abbiamo un movimento che è radicato nel territorio, nel Friuli rurale, e tutti gli aderenti voteranno compatti per il Movimento 5 Stelle. Questo è l'ordine che ci siamo passati, anche perché l'unico è stato il movimento a sostenere la nostra lotta e quindi questo è un fatto dovuto, assolutamente dovuto. Noi saremo accanto agli eletti comunque vadano le elezioni e li sosterremo continuamente di fronte alla politica vecchia. Vorrei ancora aggiungere che il nostro desiderio del Friuli rurale, che ad eleggersi come Presidente della Repubblica sia Rodotà, che riteniamo il più degno e riteniamo quello che incarna meglio l'interesse della nazione. Lei è informato degli ultimi sviluppi da Roma? Sì. Che la Bindi si è dimessa, sì. Prodi ha rinunciato, il PD è in rotta, non capiscono più niente, non sanno più cosa fare e in effetti la soluzione non potrà che essere quella di votare Rodotà e sono convinto che il movimento sarà compatto attorno a questo nome finché una parte del centro-sinistra e spero anche del centro converga verso questo nome. Siamo assolutamente ostili a uno come Prodi, che ha dimostrato nel tempo di essere un soggetto di facile gestione da parte dei poteri forti. Lui ha utilizzato Nomisma come uno strumento, un braccio operativo per sostenere la TAV e per sostenere queste pagliacciate che chiamano grandi opere. Questa Nomisma è stata colpevole della programmazione aberrante del nostro Paese e lui è stato lo strumento facile nelle mani, ripeto, dei poteri forti di questo Paese. Oltretutto lo conosco bene perché quando ero dirigente nell'IRI lui è stato il mio presidente e il disastro che è stato procurato nell'IRI per buona parte è dovuto a lui. Grazie a lei per questa testimonianza. C'è una cosa da dire sulle infrastrutture. Io ho chiesto un incontro con Riccardi. Ho cominciato a chiedere l'incontro il 2 febbraio del 2012 per dargli dei suggerimenti su Pramollo, di occuparsi prima per esempio delle malghe, dei sentieri, no? dell'economia montana prima della seggiovia e della funivia. No? Non mi ha mai ricevuto in un anno intero. Telefono a Platzeck, il vice della Merkel, perché sto lavorando in Germania per il recupero di un territorio agricolo, no? E di un paesaggio storico. Questo signore, Platzeck, presidente della regione Brandenburgo, mi riceve nel giro di 6 giorni. E può discutere con me del progetto insieme al comitato dei contadini di Potsdam. E questo Riccardi si permette il lusso di un architetto noto di non ricevermi e mi sono detto, ma perché devo continuare a cercarlo? Cosa me ne frega di Riccardi? E chi è questo professionista? No? Perché devo continuare a inseguirlo? E l'ho lasciato perdere, però ho telefonato ogni settimana durante tutto l'anno, e la sua segretaria lo sa, per chiedere un appuntamento, per il bene del Friuli, per gli errori che stava facendo. Fa la terza corsia, ma non crea le compensazioni sul territorio per prendere i fondi europei, per risanare delle strutture agricole, per esempio drenaggi e altre cose, come fanno in Germania con le autostrade. I terreni da risanare intorno alle autostrade. Non va alla caccia di soldi europei per fare degli interventi sull'idraulica rurale. Niente di tutto questo. Si occupa di questo aspetto come fosse su un tavolino. Allora, Riccardi non ha voluto ricevermi, no? E mi sono detto basta, non lo cerco più, ma la segretaria che è il mio testimone, ho continuato ogni settimana a cercarlo. Lui potrebbe dire, in fondo di Pirzio Biroli, professionista di fama internazionale, a me non me ne frega niente, per questo che non ho ricevuto. È probabile. E io rispondo di Riccardi, francamente non me ne frega assolutamente niente. Complimenti per la tenacia. Sì, e spero che non sia più assessore, perché è un assessore disastroso sul piano delle infrastrutture ed un incapace. Probabilmente fra un paio di giorni avremo la conferma di questo, vediamo come vanno queste elezioni. Sì, grazie Mauro, grazie mille. Allora, alle riprese c'era Mauro, che ringraziamo, così sono potuto anche apparire vicino all'intervistato. Grazie mille. Dove devo andare adesso? No, questa è una staffa, è solamente una staffa. Sì, esatto, permette un'impugnatura ferma, eccetera. Sì. Via. Dai, Beppe, io direi che se lo prendessimo con un bel applauso sentirete ancora un po' più il calore di questa piazza, di questa città e di questo laboratorio 5 Stelle, Udine e la regione. Forza, un bel applauso! Un bel applauso anche per Salvo, che manderei streaming. Eccolo, un bel applauso, forza Udine! Un grande grazie anche a Salvo, a Walter, a Pietro, che fa parte dello staff. Bene, signori, finisce qua, ho girato tutto il Friuli, finiamo a Udine. Mi dà l'idea? Poi, allora, sono convinto di non dover scappare io qua, cioè qualcuno ha dovuto scappare, però è un momento così straordinario, incredibile, che non ce ne accorgiamo, non ci stiamo accorgendo. Io ho poca voce, scusate, adesso mi viene, man mano che si scalda mi viene. Ho gridato in tutto il Friuli, trattino Venezia, trattino Giulia. Ho gridato, sono andato anche sulla diga del Vaiolo, ho provato sensazioni che non pensavo di avere dentro. Ho visto paesini da 300 anni abbandonati, ho visto persone che si sono messe a piangere, sono persone che sono venute da me che non hanno più, hanno perso il lavoro, oppure piccoli imprenditori che non riescono più a dare i salari, gente che si è ammazzata anche ieri. Sono notizie così, e poi se tu ne parli i media dicono ma siamo nei termini della statistica, ma qui c'è il senso della vergogna, c'è il senso dell'umiliazione. Ormai questo paese dobbiamo voltare pagina, deve voltare pagina, e stiamo in mezzo alla più grande rivoluzione culturale della storia dell'Europa, ed è fantastico. Forse non ce ne accorgiamo neanche, perché ci siamo in mezzo. Ma Dio mio, in 3 mesi stanno succedendo cose sconvolgenti, lo so che non c'è più tempo, lo so, dobbiamo fare prestissimo, ma in 3 mesi abbiamo detto, il nostro slogan per la campagna politica è stato sempre uscendo dal campo in tutte le piazze d'Italia, è che vanno tutti a casa era il nostro slogan. Bene, in 3 mesi 5 partiti non ci sono più, E adesso abbiamo saputo che Prodi se ne va umiliato, che la Bindi ha dato le dimissioni, comincia ad andarsene, e adesso vediamo la resa dei conti, e non ci ricordiamo dei conti in sospeso, non è che ci dimentichiamo, non siamo vendicattivi. Per l'amor di Dio, io sono andato a parlare col Presidente della Repubblica, poteva fare un gesto straordinario prima di andare via. Sono entrato in questo palazzo e vedermi io, un ex comico, che non so neanche più cosa sono, mi definisco un ex comico, fascista, nazista, che odio le donne, antisemita, di tutto, ma come ex qualcosa, entrare in questo palazzo insieme ai corazzieri, io, con la giacca, i corazzieri che mi dicevano vada, siamo tutti con lei, e io sono andato da questo vino ero già lì sognare, ho detto se un ex comico entra qua dentro vuol dire che il mondo è già cambiato, lo capisce anche un bambino. E ho visto questo signore anziano, affaticato, che non ce la faceva più, che non ha neanche parlato, era lì, ho parlato sempre io, ma siamo generosi noi. Allora ho parlato sempre io e dicevo, ma guardi Presidente, lei deve dare un incarico, ma è stufo come me, sono sempre gli stessi, sono quelli che hanno rovinato il paese e se dare incarico sempre agli stessi non ne usciamo più. E mentre parlavo io, quel signore che era vicino a lui con i capelli bianchi, che non so chi sia il suo segretario particolare, mentre scriveva, io parlavo, lui annuiva con la testa, diceva è vero, è vero. E io ho detto, bene, noi siamo pronti, voi parlate di responsabilità, noi siamo i più responsabili che ci siano e dovete smettere di considerarci i grillini che smanettano sul computer. Noi siamo la prima forza politica del paese, è il primo partito e dovete riconoscerlo. E io glielo ho detto al Presidente. E ho detto, ci dia l'incarico a noi, siamo noi che dobbiamo avere la fiducia, non dargliela a questi qua, noi siamo il nuovo, faccia questa prova di coraggio, ci dia la fiducia. Ma non avete i numeri, ma nelle democrazie non funziona così. C'è gente che nella nostra storia ha fatto i governi senza avere i numeri, Craxi è andato al governo con l'8%. Nelle democrazie funziona che se la forza maggioritaria non riesce a fare il governo si passa alla seconda forza che siamo noi. Perché? E noi dico, guardi, mi dia il tempo, 3 giorni, poi facciamo i nostri sondaggi, le nostre cose e portiamo una schiera di ministri, di persone al di fuori del bene e del male con dei curriculum straordinari e ce la prendiamo noi la responsabilità di un paese in macerie, non la ridia a chi ha portato il paese in queste condizioni. Ma dico, non si può insaggi. E allora vedete questa sinistra che non si è capito che cos'è, adesso stiamo votando un presidente. Ma la scelta è facile, è facilissima, lo capisce anche un bambino. O votano un presidente degli italiani, che è il nostro presidente Rodotà, o votano un presidente che salva il culo a Berlusconi. E questo è inammissibile. E allora io non ho rifiutato la collaborazione, non abbiamo rifiutato nessuna collaborazione. Non volevano la nostra collaborazione e hanno fatto un gioco stupido, stupidissimo e disonesto. Hanno detto, dato che devono fare un inciuccio in chiaro, perché è 20 anni che lo fanno di nascosto, è 20 anni che PDL e PD-L, l'abbiamo già scoperti, sono anni che fanno così, ma adesso sono costretti a fare il governissimo, perché il paese è ingovernabile, hai capito? È ingovernabile e la colpa dell'ingovernabilità di chi è? Dei grillini. I grillini che dicono di no a tutto, i grillini ci costringono a fare questo governissimo. La responsabilità è nostra, vogliono tutti governare. Il governo, se non c'è governo il mondo non va avanti. Non è vero, noi abbiamo un governo a metà, ma esiste il governo. E hanno fatto la cosa più antidemocratica e anticostituzionale che abbia mai visto questo paese. Hanno bloccato il Parlamento. Perché io ve lo giuro, i nostri costituzionalisti sono tutti d'accordo, domani mattina potrebbe operare il Parlamento alla velocità che mi dicono le persone che non ce la fanno più, potremmo assolutamente averla questa velocità, il Parlamento potrebbe deliberare benissimo domani mattina. Per esempio cambiare la legge, quella di Porcellum, ci hanno preso per il culo per anni col Porcellum, non lo volete voi, noi lo vogliamo, lo volete voi, non lo vogliamo? Ecco, in mezz'ora si abroga! E si ritorna a quello che c'era prima, non devi fare nessuna legge. E allora noi abbiamo detto al PD, siamo pronti noi, andiamo dentro a farla subito. Siamo pronti con il reddito di cittadinanza, siamo pronti per le leggi subito, per la piccola e media impresa. Io a Bersani gli ho scritto una lettera e ho detto Bersani, invece di fare serate e di fare piazze e adunate contro la povertà, faccia un assegno di 46 milioni di euro e le restituisca all'erario dello Stato, come abbiamo fatto noi. l'omino detto per il fatto, noi non ne abbiamo presi 42 milioni. Ogni volta la gente ha bisogno di un segnale vero, non di discorsi. Non è che noi siamo pronti a entrare, venite con noi, andiamo, facciamolo insieme al governo. Lui non mi ha chiesto di fare insieme a un governo, ha chiesto i miei voti, i nostri voti, e noi non possiamo dare i voti a questa gente che sta collaborando allo sfascio di questo paese. O seguono il nostro programma o sono morti! Allora ho detto, la legge sui rimborsi elettorali, dobbiamo dare un segnale, noi siamo già pronti. E allora la scelta, che è stata una scelta che noi abbiamo messo in rete alla luce del sole. Io non mi sono chiuso in una stanza, io non ho mai avuto contatti. Cercano tutti di avere un contatto privato con me, grandi leader, grandi persone, anche europee, pensate un po'. Io non voglio contatti con nessuno, io voglio avere le idee chiare come un cittadino normale. Io non mi sono chiuso, pensate un po' se mi fossi chiuso di notte in una stanza con Nano a decidere che il presidente della Repubblica, ma lo capite cosa sarebbe successo a me? Che mi aspettereste tutti sotto casa con un bastone a farmi un culo così, ma è il minimo che poteva succedere. E invece loro si chiudono dentro e decidono che vorrebbero un presidente di garanzia giudiziale, una garanzia. Noi abbiamo scelto una persona, è stata scelta dalla rete, non da me. Abbiamo scelto la Gabanelli. La Gabanelli è stato un segnale, no? Un segnale, una signora di 50 anni che fa un ottimo giornalismo. E io me la vedevo già davanti alla Merkel e prima di... che gli faceva già un'indagine sui conti prima, e poi non ha accettato per ragioni, non è una giornalista, vuole fare questo. È la seconda che hanno votato 50.000 del movimento, è stato Gino Strada, un uomo straordinario che ci ama tutto il mondo, un uomo che parla contro la guerra, che è un uomo che va a operare le persone, un chirurgo, e lui ha detto: ma io mi tiro fuori, sono orgoglioso che voi abbiate scelto me, ma avete una persona straordinaria. Ho parlato io con Gino prima, avete questo signore che si chiama Stefano Rodotà, un professore che c'ha un curriculum lungo da qui a laggiù, professore in India, in Cina, cattedratico, fuori dai giochi. E allora ho mandato una lettera a Bersani e ho detto: Bersani, mi dica perché lei, la sua sinistra, il PD, non deve votare una persona che è apprezzata da tutti gli italiani? Mi dica perché mi dica la ragione. E non ha risposto di nuovo. E allora, se non c'è una ragione, vuol dire che una ragione poi c'è, e la ragione è questa: tutelare gli interessi. Devono trovare un uomo. Si parla di nuovo di D'Alema. Allora vuol dire, e a me dispiace per quelli che hanno creduto nel PD, mi dispiace per i giovani con cui facciamo assolutamente delle battaglie insieme, andiamo a firmare per fare delle leggi sul vitalizio, no? Per dare il reddito di cittadinanza. Sono venuti anche quelli del PDL e del PD, i giovani. Perché le buone idee che ci vogliono adesso non sono né di destra né di sinistra, lo devono capire. Bene. E si ostina da lei uno snob, non che dice il computer, non ne parliamo neanche, non ho neanche il telefonino. Un uomo che fa, quando esce il computer, fa l'elogio della penna stilografica. Sono questi snob finti che non gli interessa il futuro, non gli interessa, vivono nel presente ma lo odiano tutto ciò che loro non capiscono. Un uomo che ha fatto sì che esistesse Berlusconi, perché lo dobbiamo a questa gente qua. Berlusconi va in televisione a dire che dà l'IMU, non deve dare nessun IMU, io non voglio nessun IMU da Berlusconi, io voglio che Berlusconi ridia indietro i soldi per i quali non ha pagato 3 concessioni date gratis delle sue televisioni dal PD. Ecco cosa gioco di Berlusconi è quello di sopravvivere anche fisicamente. L'altro è morto, era morto, l'hanno rispolverato su, non l'hai visto come scarpa dalle piazze, paga. La gente che se n'è andata dalle piazze l'ha contestato, è tutta gente che aveva pagato, e qui è la cosa meravigliosa. Cioè se voi ne avete pagati poco, in nero, non ho capito un cazzo cosa è successo. E anch'io ho avuto le mie contestazioni, la più bella contestazione a Trieste. Siamo arrivati lì con una barchetta verde, ci hanno portato gli amici, bellissimo, si è avvicinato uno con un gommone e mi ha fatto una contestazione meravigliosa. Con un megafono mi ha gridato signor Grillo, una contestazione signor Grillo, qui non è mica la Sicilia, sa? E se n'è andato, è fantastico il Friuli! La signorilità del Friuli hanno fatto. Bene, allora loro sono così. Noi siamo pronti, pronti alla cosa più perversa che hanno fatto. Loro saranno costretti, perché se votano D'Alema davvero è finita perché quelli del PD non accetteranno mai. E poi si fa il nome di Amato. Figuratevi Amato. 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 Tesoriere di Craxi insieme a Berlusconi per anni, ma è pazzesco, se solo nominano questi due è finita per questa gente qua, è finita, saranno costretti se sono un po' intelligenti e anche hanno un minimo, un briciolo di coscienza a votare Rodotà e sarà un cambiamento epocale in questo paese, perché il Presidente della Repubblica sta 7 anni, non lo puoi sfiduciare. Il Presidente è capo del CSM, del Consiglio Superiore della Magistratura, non siamo per limitarne i privilegi, ne parleremo poi se diventerà Presidente. Siamo assolutamente in grado di togliere alcuni privilegi che sono incredibili. Può nominare i senatori a vita di 90 anni, basta, senatori a vita nominati con un voto, cambiano le leggi, i senatori a vita vanno premiati e messi fuori un po' dai coglioni della vita politica, basta, e con un uomo di 80 anni lo faremo, un uomo di 80 anni che parla di democrazia diretta, che parla di rete, sa che cos'è? Ecco la rete, non ha scelto un pivello la rete, ha scelto un uomo che parla come un giovane, e ha 80 anni, ma lo senti parlare, sembrano loro, sembra uno di noi. Ed è magnifica questa cosa. E il Presidente della Repubblica è capo delle forze armate, è capo, può sciogliere i consigli regionali, può sciogliere le camere, ha un sacco di poteri, non può essere sfiduciato per 7 anni. Il reato di vilipendio al Presidente della Repubblica è un reato incredibile, rischi da 3 anni a 6 anni di galera. Allora dei privilegi che vanno ridotti, molto ridotti. Noi siamo per una democrazia partecipata. Partecipata vuol dire che la potete fare qua domani mattina, siete a statuto speciale. Noi la stiamo già facendo, questa è la partecipazione, questa sono una parte di voi. Noi abbiamo messo dentro il Parlamento 163 cittadini che sono portavoce, cittadini che Crimi, il capo il portavoce del Senato, vive in un albergo 3 stelle vicino alla stazione, in 2, spende 38 euro a notte, va a lavorare in autobus e devono che sono questi 2 legislature. Mettere persone per bene, la trasparenza, ci prendono per il culo perché siamo in streaming. Noi siamo in streaming quando ci sono decisioni istituzionali, non quando ci vediamo personalmente. Ed è questo, abbiamo iniziato col fiato sul collo sui comuni, dove i comuni si erano chiusi, i cittadini non sapevano niente come voi. Voi non sapete niente, vi fanno l'opera, vi fanno il posteggio di macchine nella piazza principale sotto, che sanno benissimo che sarà una tragedia finanziaria. E voi non sapete cosa fare, perché vi trovate già l'opera lì, il rigassificatore, dov'era il rigassificatore a Trieste? Loro non sanno, stiamo a guardare. Facciamo i referendum contro i finanziamenti ai partiti, il 99% dice di no, e i grandi saggi escono dicendo no, i soldi sono obbligatori per i partiti. E hanno fatto un'altra cosa, vergognosa, i 10 saggi. Tutti di destra e di sinistra non hanno neanche chiamato uno di noi, perché no, siamo il primo partito. Ma perché questo snobismo? perché non ci saremmo stati, avremmo fatto vedere che cosa faceva. E hanno fatto un'altra cosa incredibile, stanno facendo una legge, dato che noi non prendiamo soldi pubblici, facciamo paura. Noi in 3 anni siamo nati il 4 di ottobre del 2009, 3 anni e qualche mese, no? Bene, siamo nati il giorno di San Francesco, i primi francescani, siamo noi, il Papa è un grillino, non va bene? E volutamente il 4 di ottobre non è stato un caso, se andate a vedere. Noi siamo i francescani perché San Francesco era uno della natura, dell'ecologia, e lo chiamavano il pazzo di Dio, come noi siamo i pazzi della politica, no? Perché bisogna essere mica tanto sani di mente a fare un'avventura così. Beh, in 3 anni, senza... E cosa? È vero! Guardate! In tre anni, quei mezzi di informazione che ne hanno detto di tutti i colori, su di me, su di loro. E oggi fare politica attiva nel Movimento 5 Stelle rischi ancora, se sei in un servizio pubblico, rischi il posto di lavoro, le telefonatine le avete ricevute, e io anche, fanno i dossier su di me, sulla mia famiglia, su mio fratello, su mio nipote, su mia moglie, sui figli, le televisioni inventano i talk show, il mio indirizzo, nome, cognome della via, il numero civico, la foto della mia casa, hai capito? E mi fanno vivere, e io ve lo dico, la paura ce l'ho. Non voglio scorta perché la mia scorta siete voi, sono loro che devono girare con la scorta ancora per poco. Ma chi se ne frega? Però questo rapporto con i media dobbiamo cambiarlo, e si devono rendere conto che i media sono stati complici a questo sfacelo, se ne devono rendere conto. Se ne devo ricordare che siamo al 57° posto come libertà di stampa. Io voglio andare in Europa a parlare di queste cose, non dell'euro o dello spread, voglio parlare dell'informazione che è la base della democrazia. È possibile che non si può avere una informazione normale, è possibile che un comico doveva dire 1 anno prima dello sfacelo della Parma, è possibile che un comico deve comprare 2 azioni e andare nel consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena, che è il più grande scandalo della storia di questa Repubblica. Mancano 21 miliardi e l'hanno sepolto i media. Vanno a vedere la Lombardia che ha perso 200 euro di ricevute. Vanno a vedere uno del Piemonte nostro che ha una certificazione delle benzine per andare nel dotato di 100 euro. Ecco perché sono così, perché sono andato lì, se mi devo calmare, sono andato lì, mancano 21 miliardi, e con lo scudo fiscale si sono ripuliti i soldi, e hanno preso la 3ª banca d'Italia, la più antica del mondo, che era valutata nel 95, 20 miliardi di euro, adesso meno di 2, abbiamo riparato il primo buco con la nostra IMU. La prima tranche dell'IMU 3,9 miliardi, l'abbiamo presa dal nostro sangue, ce l'hanno presa per riempire un buco per il loro fallimento. Hanno comprato una banca all'Antonveneta da 3 miliardi pagandola a 10 e prendendo una banca da 3 che aveva un debito di 7. Hanno ripulito le loro quote, le loro tangenti col 5% perché si sono fatti destra e sinistra lo scudo fiscale, l'avete capito? Per chi serviva lo scudo fiscale? Non all'imprenditore che non è coglione. E io sono andato a vedere, profumo, era lì, guardavo con lo sguardo. E poi se ne va con 40 milioni lasciando uno sfacelo. Allora se ci fosse uno Stato in questo Paese, e noi diventeremo lo Stato, i cittadini diventano Stato, non abbiamo più bisogno di questa gente che rappresenta solo loro stessi, saremo noi lo Stato, e quando ci sarà lo Stato allora agiremo. E oggi ci vorrebbe uno Stato che dovrebbe dire bene, la banca è fallita. E non si può far fallire una banca perché andrebbero di mezzo migliaia di famiglie che hanno i depositi lì, gli impiegati. Bene, in Irlanda, in Gran Bretagna, che cosa fa lo Stato? Nazionalizza la banca, se la prende, con tutti i debiti, e poi apre un'inchiesta e mette sotto processo tutti i dirigenti del PD dal 95 a oggi, che sono i responsabili dello sfacelo della banca. Stiamo scherzando? scopre Berlusconi di là, e non è il caso di Rodotà. Rodotà non copre niente. Rodotà è un saggio, se guardate il curriculum ha insegnato in tutte le università del mondo, dalla Cina all'India, agli Stati Uniti, è un uomo apprezzato, è un uomo straordinario, e devono fare questo gesto di umiltà, devono cominciare a dire andiamo via, la Bindi l'ha fatto oggi, ma non pensi la Bindi di andare via senza lasciare il codice fiscale, perché l'abbiamo detto e lo facciamo. Io sono sicuro che è una signora che non ha rubato, meglio. Allora gli diremo grazie, lei non ha rubato, è stata meravigliosa, perché io voglio un controllo fiscale su tutti i politici che lasceranno la politica, perché ce l'hanno fatta noi e noi vogliamo invece come loro spendere i nostri soldi, non li contare. Non è vendetta, non è vendetta. Noi abbiamo detto quello che abbiamo fatto e rimangono stupiti, questo stupore mi dà fastidio. Questo dire... Questa faccia che hanno come Ceausescu, ve lo guardate Ceausescu, quando apparì sul terrazzo c'era 1 milione di persone, lui andò ed era convinto che questo 1 milione di persone lo applaudissero perché lui non aveva rubato, lui pensava di aver fatto bene per il suo paese e si affacciò, e invece vide le facce, le urla e non capiva, sbigottito, si guardava attorno, ve lo ricordate come i nostri politici adesso, i grillini, da dove sono usciti sti cazzo di grillini? Da dove sono usciti il Videi? Io pensate che mi ero iscritto al PD, pensate, no, non per fare il segretario, anche un po' per provocazione, perché volevo andare a un loro congresso e dirgli dopo il Videi con 350.000 firme in mano in un giorno, ma non è una cosa da sinistra quella di volere un Parlamento pulito, di mandare fuori i pregiudicati, i condannati, non è una cosa di sinistra 2 legislature, non 30 anni lì, non è una cosa di sinistra cambiare la legge elettorale col voto di preferenza, non è questa la sinistra, e allora perché devo farlo io? Perché dobbiamo farlo noi? Avete un'organizzazione, avete il soldo, avete il no, avete gli uffici, avete le televisioni, prendetevi questo programma, volevo dire questo, andare nel loro congresso, prendetevi giovani del PD, ma andate a fare il culo questa cagliatiti che avete lì da 30 anni e prendetevi queste cose, le idee non sono né di destra né di sinistra, o le idee sono buone o sono cattive, e allora capivi che non c'era nessuna sinistra se non i vecchi del PC, e sono quelli che adesso vanno a strappare la testa del PD davanti al Parlamento, che mi fanno tenerezza, anche una pena, perché gli hanno distrutto qualche cosa in cui magari credevano, e anche i giovani mi fanno un po' pena. E allora questa è veramente un cambiare pagina, guarda. Io ho dato un po' quello che avevo, e la mia dimostrazione è questa, che noi piano piano, da un movimento politico, che è la prima volta, e ci guardano le televisioni di tutto il mondo, è la prima volta che un movimento senza soldi in 3 anni arriva ad essere una forza così consistente in qualsiasi Stato, perché gli indignados alla fine poi sono messi lì e si sono scontrati con la polizia. Noi non abbiamo avuto scontri con la polizia, noi abbiamo avuto 1 milione di persone in piazza San Giovanni, mentre il PD era la caparnichetta in 200 posti che dicevano che cosa sarebbe stato il futuro. Bene, io ho parlato con la Digos, i carabinieri hanno detto non hanno mai visto tanta gente così educata. E c'era destra di destra, gente di sinistra, di centro, e quando sono andati via 1 milione di persone, la cosa strepitosa è che quando sono andati via 1 milione di persone non c'era una bottiglia di plastica in terra, era una dimostrazione di civiltà quella serata lì, ma non è questo. E allora è chiaro che facciamo paura, è chiaro, entriamo dentro. Noi abbiamo messo dentro 163 persone, cittadini come voi, cittadini, con le loro magagne, con le loro inesperienze. Vorrei vedere qualcuno di voi che cammina per la strada e c'ha 20 telecamere, microfoni, così. non sono abituati, si stanno abituando, danno il tempo, si stanno leggendo le procedure parlamentari che sono molto complicate, stanno lavorando sulle leggi, ogni giorno c'è una legge pronta sul reddito di cittadinanza, ma hanno bloccato le commissioni e hanno bloccato il Parlamento. Questo è un colpo di Stato, non si può bloccare il Parlamento, potrebbe legiferare domani, reddito di cittadinanza, non si deve più ammazzare nessuno, il lavoro lo perdi, bene, perdi il lavoro ma non perdi la vita, la dignità, hai qualcosa per vivere, dobbiamo salvare le persone, non le cose. E allora c'è, e poi mi dibattito in televisione, cosa dice questo comico? C'è in tutta Europa, c'è nel mondo, c'è in Canada, in Australia, poi il reddito di cittadinanza, poi lo usi in base a qualsiasi paese al suo reddito di cittadinanza, il minimo garantito. C'è gente che lavora, allora il senso del lavoro è questo. Negli altri paesi stanno facendo e programmando entro 10-15 anni. Il tempo pieno breve significa tempo pieno breve, dilatare, perché posti di lavoro con la crescita non ne nascono, è una favola. È una favola. La Germania, per esempio, la Germania ha... il suo PIL è aumentato negli ultimi 50 anni 13 volte, da 200 miliardi a 2500 miliardi, 13 volte. Il PIL è aumentato. Le ore di lavoro in 50 anni sono rimaste identiche, 47 miliardi di ore di lavoro, sempre identiche. Però la popolazione in 50 anni è raddoppiata. Che cosa vuol dire? Che non aumentano i posti di lavoro, aumenta la produttività, produci più con meno persone, perché la tecnologia, perché c'è l'efficienza, perché c'è il futuro. E allora noi dobbiamo salvaguardare prima le persone. Allora un reddito minimo, commesse che non arrivano a 800-700 euro non ce la fanno, anche gente che lavora, non so, guardiani notturni, gente dei call center. Allora lo Stato deve portarlo al minimo tassabile. Se sei 700 mettiamo che il minimo tassabile è 1200, bene, si chiama imposta negativa sul reddito, c'è in Gran Bretagna. Allora sì, lo Stato ti dà il minimo per arrivare al minimo tassabile, dopo ti tassa, però non muori. E poi insieme le borse di studio civili, che sono meravigliose, specialmente in Italia lo fanno i tedeschi. Noi abbiamo un'inventiva pazzesca, gente senza lavoro, gente magari pensionati che non sanno cosa fare, ma hanno le idee. Siamo quelli che abbiamo più idee nel mondo e facciamo i brevetti meno che nel mondo. Allora magari uno ha un'idea, non ha i soldi, bene, una borsa di studio civile, 20.000 euro, e una commissione decide se è valido o non valido, e tu esegui e fai un'idea tua che magari è una cosa straordinaria. Abbiamo questi quel tempo breve, noi siamo una società vecchia, stiamo invecchiando. Signori, ci sono più gente della mia età, 65 anni, che giovani di 20. Allora dobbiamo prepararci. Dobbiamo prepararci a avere il tempo, non il lavoro. Poco tempo, poco lavoro pagato bene per vivere. E poi il tempo dobbiamo avere. Perché tra un po', quando avrai i vecchi là a accudire, non ci sarà più quello specializzato da pagare, perché non ce lo potremo permettere. E allora dovremo avere il tempo di organizzarci per tenerci i nostri vecchi in casa, accudirli, ma dovremo avere qualcosa per vivere. Dobbiamo pensarci adesso. Ma non solo sogno. Abbiamo più ore il volontariato come numero di ore di lavoro è maggiore del lavoro retribuito. Non puoi pretendere che i volontari puliscono il culo ai vecchi così, senza neanche sopravvivere. Allora il reddito di cittadinanza lo puoi dare a tutti. Forse non siamo pronti a darlo a tutti. Quando è il mio sogno che nessuno debba più avere il problema di sopravvivere. Sarebbe il mio sogno, ma forse politicamente non siamo pronti. Allora lo dai alle persone, che gli offre un lavoro, gliene offre due. Se non accettano, si toglie il reddito di cittadinanza. Lo fanno in Canada, lo fanno in Germania. Dove prendiamo i soldi? Dove prendiamo i soldi? Hai capito? Noi abbiamo uno Stato che spende 50 miliardi perché ci sono disoccupati, esodati e cassa integrati. Ci costano 50 miliardi. Una legge di 4 righe che dica bene, piccola, media impresa, industria, assumete questa gente, noi vi detassiamo, non pagate i contributi, ci costano 50 miliardi, potremmo togliere i soldi da lì. Abbiamo 1,5 milioni di persone che non ha la casa, perché non ha accesso al credito, perché non può prendere un mutuo, non ha le garanzie, e abbiamo 2,5 milioni di alloggi vuoti che marciscono in mano alle banche. E lì lo Stato però. Allora lo Stato non può fare da garante, non deve mica tirare fuori dei soldi, lo Stato fa da garante, mette dentro questo, non hai i soldi, vediamo se me li dai piano piano, devi fare dei lavori, marciscono, le aste degli immobili delle banche sono vuote. Hanno palazzi interi che non riescono a fare manutenzione, marcisco. Sarebbe un valore per tutti, per le banche, per i proprietari, per tutti. E lo Stato fa da garante, entra dentro, poi me la pagherà in 30 anni, in 20 anni, vediamo caso per caso. Abbiamo bisogno di sognare queste cose. La piccola e media impresa immediatamente. Allora l'IVA, stiamo in contatto con i piccoli e medi imprenditori, non mi sto mica inventando io. Sono cose che abbiamo studiato insieme a 70.000 piccoli imprenditori veneti e friulani, signore? Non mi sto inventando. Allora l'IVA si paga solo quando l'hai incassata, non quando fatturi, quando l'hai incassa. I pagamenti devono essere fatti a 60 giorni. L'IRA, abbiamo uno studio della miglior consulenza fiscale d'Italia, l'IRA si può togliere. Sono 30 miliardi, 17 li possiamo già togliere subito. C'è uno studio. I 17 che spendiamo in più come amministrazione pubblica della Francia. La Francia, abbiamo più o meno gli stessi abitanti, spendono e hanno un grado di più, perché oltre province e cose hanno gli anni di semana, cioè hanno un grado di più 5, noi ne abbiamo 4, spendono 17 miliardi in meno e là vai là, lo Stato c'è, lo Stato lo senti. Olanda ha fatto una banca pubblica nazionale, ci ha messo qualche miliardo dentro e salva le piccole e medie imprese, le salva. Se la gente in Francia non riesce a pagare le tasse perché non ce la fa, non ti mettono un tallone sulla faccia e ti fanno morire, ti salvano. Allora 17 miliardi dove li troviamo per l'IRA? L'IRA, una tassa estorsiva, più assumi più ti tassano, tassano le aziende, più costi hanno più ti tassano, non esiste al mondo. Abbiamo una compressione fiscale che tra dirette e indirette sulla piccola e media impresa arriva al 71%. Il costo del lavoro più alto. Ma vai lì, fai qualche chilometro, vai in Slovenia, ti danno il terreno, ti dicono venga qua senza tasse per 3 anni e quando ti mettono le tasse, anzi apri un'azienda in un giorno, in Austria, Svizzera, Slovenia, un giorno. Qua, e prova a aprire un'azienda, una cosa qua. Lì vai negli uffici, lei chi è? Vorrei aprire una cosa, vuol fare? Aprire 1210 giorni per avere un credito indietro. 1210 giorni, i tempi sono un terzo in Germania. Abbiamo 350.000 leggi, 350.000. Abbiamo una burocrazia che ha sostituito la democrazia. Non sai, lo Stato ne hai sempre ansia, hai paura del tuo Stato, hai paura, sei sempre contro lo Stato e lo Stato è contro di te, hai paura della tua cassetta delle lettere, di vedere spuntare una caccia di lettera verde. Ma è possibile? Ma io voglio uno Stato perfetto, che se lavoro faccio il mio dovere, mi protegga e sia inflessibile se non lo faccio. Vuole uno Stato così che non c'è più. Abbiamo 9 milioni di cause, 9 milioni, la Gran Bretagna 300.000. Il nostro grado di litigiosità, e purtroppo siamo anche noi, aumenta ogni anno, il 10-15% aumenta, 9 milioni di processi aumentano, e più aumentano il grado di litigiosità, più aumentano gli avvocati, più aumentano il grado di litigiosità. Abbiamo 1/3 di tutti gli avvocati europei che sono in Italia e aumentano come i criceti di 15.000 unità all'anno. Che cosa vogliamo fare? Abbiamo un sistema, il sistema della giustizia che è fermo, è compresso. È compresso il sistema della giustizia, ve lo dice uno che ha 82 processi, il nano non lo cago neanche come processi io. Va bene? E vedi che le leggi tra prescrizione e tutto, le leggi oggi, se non hai un avvocato come Ghedini, perdi! Quindi oggi la giustizia è contro, è totalmente contro le persone inermi che non hanno i soldi ed è contro gli innocenti, a favore dei colpevoli, e questa è la verità. che è da vedere tutto. Il Made in Italy. Abbiamo una legge sul Made in Italy meravigliosa. Quando io in tutte le televisioni oggi sono seguito dai norvegesi, dai finlandesi, no? Qua. Norvegesi, giapponesi, perché siamo un miracolo per le altre, perché ci guardano un po' con distacco, no? E vedono questi giovani, questa gente, un comico che si agita, dove viene sul New York Times descritto come l'uomo più pericoloso d'Europa, no? E poi c'ho la foto così, cioè, chiaro, non c'ho una foto normale, va bene. No, pericoloso, perché ho detto che voglio andare lì dalla culona e dirgli: senti un attimo, senti un attimo Merkel, ma qua noi non possiamo morire così. Noi abbiamo firmato, hanno firmato delle, per noi non sappiamo nulla, la Berkenstein. Noi siamo dentro questi trattati che hanno bypassato la nostra Costituzione, il Trattato di Lisbona, la Berkenstein. Io a mio padre avevo una piccola impresa di saldature, venivo a Monfalcone, i cantieri di Monfalcone, sono nato con i cantieri di Monfalcone, la Fincantieri, demolizione navi. Mi portava da piccolo mio papà nei cantieri di Monfalcone, vedevo questi capi master che brasavano, quindi è un importante, avevano acetilene, ossigeno, cose esplosive, gente perfetta. E adesso con la Polghi sono andato a vedere, è incredibile. L'appalto del subappalto, del subappalto, del subappalto, e alla fine chi fa il lavoro sporco è uno del Bangladesh messo lì. Ma per quale ragione noi abbiamo permesso questo? Non si tratta di fare un discorso razzista, si tratta di proteggere il nostro lavoro, la nostra esperienza. Noi stiamo riducendo in schiavitù gli altri popoli e abbassiamo verso la schiavitù anche il nostro popolo. Vuole andare là e dire basta, noi non possiamo morire di debito e di interessi, non possiamo aspettare la crescita e fare più televisori, prima liberi, non ne abbiamo bisogno, l'economia deve dire cosa produrre e cosa non produrre, non parlare di finanza, di spread, di spending review, lo spread. Doveva essere l'ingovernabilità, doveva impazzire il mercato, tutti i mercati non avrebbero più investito lo spread, sarebbe andato a 1000. Lo spread è fermo lì, tranquillo, così che ci guarda, come dire, ma guarda questi coglioni qua. L'asta dei BTP non è mai andata così bene, la borsa ha reagito così. In Belgio sono stati 3 anni, quasi 2 anni e mezzo, senza governo e Parlamento, il PIL è aumentato di 2 punti. Non servono a niente! Noi l'anno scorso abbiamo fatto un'economia come il buon padre di famiglia, sembra incredibile ma è vero. Abbiamo incassato di più di quello che abbiamo speso, 16 miliardi di euro in più, tra entrate e uscite, benissimo, solo che ne abbiamo pagati 75 di miliardi per l'interesse sul debito che non si ferma mai e siamo andati in default di 60 miliardi. Che manovre puoi fare in questo paese in una situazione così? Io non sono il pericolo, io amo l'Europa, voglio capire che cos'è l'Europa. L'Europa è stata fondata da un signore che si chiamava Monet, un francese, e non l'ha fondata sullo spread o sulla valuta, l'ha fondata sulle cose che si toccavano, si chiamava ceca, carbone e acciaio, ve lo ricordate o no? Non spread e banche! Hanno perso lo spirito! Non sappiamo nulla, sai qualcosa dei lituani, i finlandesi ci guardano così, non sappiamo niente degli svedesi, degli olandesi. Vogliamo fare un sistema fiscale nostro, ma se non lo facciamo europeo, non esiste. Non esiste che con un click porti i soldi in Lussemburgo dove ti tassano la metà. Che situazione è questa qua? Cosa pensiamo di fare? L'Europa, io voglio che sia un'Europa che reagisca, un'informazione corretta in Europa e anche in Italia, devono darci una mano ad avere un'informazione europea. Io voglio una BBC, mi basta un canale Rai senza politica e senza pubblicità, pagata con le mie tasse come una BBC, e non ce l'abbiamo. Voglio una borsa europea, perché noi abbiamo queste cose che ci passano davanti, nonostante i controlli della Consob. Noi abbiamo le multi-utility, gas, acqua e rifiuti. È incredibile, se sapeste cosa c'è dentro, non ve lo dico neanche. Non ve lo dico neanche, altro che l'Usi, altro che Batman. Sono associazioni a delinquere, vere. come fai a costituire una SPA che gestisce la vita dei cittadini e mettere come soci i comuni che sono clienti e azionisti? Non è un conflitto di interessi, ma stai scherzando. Crollano in borsa come è stato ieri, le ERA, crollano del 30%, aumentano le bollette del 30%. Project Financing, fanno gli inceneritori. Sono andato anche in Europa a vedere il 34% del bilancio, di cui 15 miliardi sono i nostri, perché teniamo presente una cosa, che noi siamo il terzo investitore in Europa, abbiamo 15 miliardi all'anno in Europa, ce ne ritorna a 6, che si battevano in 2 o 3 regioni del sud, non si capisce, di quei 6 ne usiamo una minima parte perché non ci sono i progetti e tornano indietro. Vanno mafia, 'ndrangheta, movimenti terra, ma è possibile? Allora il 34% di questi soldi che noi diamo all'Europa vanno ai paesi che vogliono entrare. Una sparata. Io quante volte ho immaginato questo momento. Un colpo e poi... Allora, ma non scherziamo, cazzo. Non scherziamo. Allora, l'Europa, il project finance. Io prendo imprenditore con le pezze nel culo, mi faccio anticipare dalle banche i CIP 6 delle nostre bollette, circa il 6%, col project finanza costruisco un inceneritore come quello di Parma. Noi ci siamo trovati un inceneritore già fatto. Il comune di Parma aveva un debito molto superiore a questo, credo avete 160 milioni bazzecole, lì eravamo quasi sul miliardo. Bene, un inceneritore già fatto, ne bastavano 2 in tutta Emilia Romagna, è il quinto. Quindi importeranno immondizia da tutta Europa e il project finance era così, era bellissimo. INE aveva costruito e per 30 anni avrebbe guadagnato 170 euro a tonnellata, bruciando a tonnellata, a 170 euro. Quando Brescia brucia 90 e portarli in Olanda costa 110. Si erano garantiti per 30 anni, nonostante ci sia una direttiva europea che dopo il 2020 non puoi bruciare niente. Vanno contro le leggi, contro le direttive, contro l'Europa, per garantirsi il 30% di guadagno, il 30%. Ma chi ha garantito di voi un 30% di guadagno su qualsiasi cosa? Col project finance tu comune sei azionista, mi garantisci, non so, 100 tonnellate di immondizia da bruciare, me li devi garantire per 30 anni perché sennò io non faccio l'inceneritore a debito, E il comune dice va bene, allora se fai la differenziata non puoi fino a un certo momento, perché se passi quella quota lì crei un danno, se c'è crisi che consumi meno sono cazzi nostri, non loro vogliono 100 tonnellate. Se ne dai 90, loro hanno una perdita di 10 e quella perdita di 10 va dove? Aumentano la tassa sui rifiuti. Così con l'acqua, gestiscono l'acqua, noi abbiamo fatto un referendum di 27 milioni, hanno firmato contro questo 7% garantito dall'imprenditoria privata. L'acqua deve essere gestita da una società di diritto pubblico, non una SPA. Basta questa storia delle SPA. Abbiamo firmato tutti, non è una novità. Non è successo niente. Non è successo niente. È rimasto tutto come prima. Ma che paese è questo qui? Ditemelo! Quando 27 milioni firmano una cosa e li buttano nel cesso le nostre firme. Che paese è questo qui? Noi dobbiamo creare, voi potete farlo, a statuto speciale, ce l'avete già i referendum propositivi. Noi vogliamo prendere i referendum propositivi che ci sono in Svizzera, che ci sono nei land tedeschi o negli Stati Uniti e portarli qua. I referendum propositivi, bilanci partecipativi, aprire i comuni, ci sono i soldi, quanti soldi, priorità della spesa, decidiamo noi, fare un parcheggio sotto la piazza principale del paese e della città o fare piste ciclabili, rinvigorire i centri stanno morendo delle città perché operano grandi supermercati che ormai sono in crisi anche loro, non riescono a pensare qualcosa che sia diverso dal cemento, dal calcestruzzo. Io voglio chiudere le aziende di automobili, devono essere messe in cassa integrazione le automobili, non gli operai! Si può trattare con i supermercati a dire benissimo, voi vendete tutto quello che non è cibo, che non è spesa giornaliera, si può fare un trattato così, trattare, vendete tutto il resto. ma il cibo, la frutta, la verdura, le uova, quello che compra la gente, lasciatelo nei cittadini, lasciate i mercatini, lasciate i negozi. Si può collaborare anche con quelli che ci sono. Sono le idee, sicuro. Questa gente non ce l'ha più le idee. Gli togli il cemento, il calcestruzzo, non capiscono che la rete qua, in un paradiso che avete qua, la rete può essere una salvezza, posti di lavoro, creare il turismo, mettere online un bel programma per far conoscere all'estero cos'è il Friuli Venezia Giulia. Ma state scherzando, avete i più bei posti del mondo, abbiamo cibo, sole, cultura, turismo, abbiamo il Made in Italy. L'Austria viene qua, compra il legno, lo porta in Austria, fanno le case e le rivendono qua. Ma è il futuro il legno, è rinnovabile. I più grandi architetti costruiscono con legno, da Renzo Piano in poi. Hanno fatto un grattacielo verso in Australia di legno. Il legno. Basta cemento, cemento zero. Lo dicono anche i costruttori edili, cemento zero, basta territorio, cemento zero. Ricostruiamo quello che c'è già e riconvertiamo tutto ciò che c'è. Ma allora che cos'è? L'agricoltura. Vai a vedere l'agricoltura. 1/3 del bilancio dell'Unione Europea va dove investono? Nell'industria agricoltura, non va al contadino. Non va a cambiare i prezzi, investono su cosa? Sui trattori, sulla chimica, quando il nostro mondo dovrebbe andare a togliere chimica dall'agricoltura. Piano piano la gente vuole il biologico, vuole mangiare cose normali. E allora io ho visto le nuove farm, le ho viste io, non è un sogno, sono andata a vedermele. In Gran Bretagna le nuove farm, col contadino di 35 anni che gira con un macchinino elettrico come quelli della pista da golf, no? Arrivato lì, non ci sono trattori, e dico ma come fate? Ma noi abbiamo fatto così. Abbiamo piantato 22 tipi di erba, l'erba che nasce anche in inverno, non mettiamo in stalla nessun animale, è libero, c'ha da mangiare, quindi non abbiamo bisogno del trattore per fare il bere di fieno e riporle dentro la stalla. E ma come fate per il cibo? Cosa piantate? Facciamo una specie di permacultura, abbiamo studiato bene com'è il terreno, com'è, e noi non ariamo più, perché arare dopo un po' è arato nei primi 30 centimetri del terreno dove ci sono le cose meravigliose, dopo non dà più niente. Allora fanno una specie di permacultura, mettono piante una vicina all'altra, che l'altra respinge i parassiti dell'altra, uno studio straordinario, e hanno a ettaro una resa una volta e mezza l'agricoltura tradizionale, le ho viste io con i miei occhi. Non ci sono i trattori, non c'è benzina, non c'è consumi chimici e hanno ottimi prodotti. E perché non si può fare? Perché i finanziamenti vanno alla chimica, al petrolio, a sti cazzo di rigassificatori, vanno alle centrali di biomassa col mais e lo contrabbandano come una cosa ecologica, che bruci il mais. Il mais lo verde di coltivare, ma lo coltivi con i concimi chimici, col petrolio, quindi se fai un bilancio energetico è in perdita! Bene. Dio è con noi. Quindi io vi dico, noi ci stiamo giocando un po' di tempo, ci stiamo giocando un po' di lavoro, ci stiamo giocando un po' di vita, ma non ce la giochiamo, siamo in guerra. E adesso è arrivato il dunque, c'è una pagina storica in questo paese che sta avvenendo adesso. Il nuovo Presidente della Repubblica, se non sarà Rodotà, allora il paese è seduto su un campo minato, io ve lo dico. Io sono stato dai piccoli imprenditori, una signora di 60 anni con un tailleur elegantissimo, stavamo parlando del programma del Made in Italy, di come detassare queste cose qua, si è alzata gridando, ha detto io non ce la faccio più. Basta discorsi, andiamo a Roma, circondiamo il Parlamento e diamo una mano ai grillini che sono dentro. E questo è un sintomo, perché non era uno pazzo, era una signora di 60 anni. Io vi abbraccio, ci vediamo in giro, speriamo e ho nel cuore veramente che il Friuli Venezia Giulia sia la prima regione a 5 Stelle d'Italia. Grazie a tutti. Facciamo un fideino e lo mandiamo a Rodotà. Facciamo un coro Rodotà, via! Rodotà! 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 Basta così, sennò diventa poi un dittatore pazzesco. Grazie a tutti, arrivederci Friuli! Grazie dell'ospitalità, grazie! Avete un cuore grande come una casa, grazie! Prima di andare via, a parte ricordarvi di sostenerci con una piccola donazione, voglio ricordarvi che con un voto in più, un solo voto in più, possiamo prendere notizia certa di questo secondo: Bersani si è dimesso, grazie. Allora dovete mettere due croci sulla lista Movimento 5 Stelle nella scheda elettorale per le regionali, per non invalidare il voto, per non perderne neanche uno. Dovete mettere due croci, non una, non basta una. C'è un simbolo col mio nome, Saverio Galluccio, e un simbolo con una riga. Dovete mettere le due croci su tutti e due i simboli e poi scrivere la preferenza se volete. Mi raccomando, non perdiamo neanche un voto, neanche uno. L'altra volta ti ho dato una meta, oggi ne meriti due. Ciao Grillo! Non ti piace più la comica? Ma preso il segretario del Grazie a tutti! Grazie a tutti veramente, grazie a tutti, ricordate di starci vicino. Per un nuovo sogno, per fare una regione Friuli Venezia Giulia a 5 stelle, un comune Friuli a 5 stelle, tutti insieme ce la faremo, forza, coraggio. Io vorrei un'ultima cosa da voi, chiedervi se facciamo insieme tutti per noi, anche per voi, e tanti pitturà a 5 stelle. Per il Friuli di Venezia Giulia e per un comune di Udine naturalmente, e 5 Stelle, il PIP urrà! Il PIP urrà! Il PIP! Minchia che piazza ragazzi! Che piazza ragazzi! Che piazza! Che piazza! Oh, siamo ancora in diretta, eh? Oh, pare che Bersani stia per dimettersi, eh? No, l'ho già detto, sì, abbiamo detto. Sei già dimesso. Ah, sei già dimesso? Ah, ok. Mi sono perso qualcosa. Oh, ragazzi, che bello. Ora c'è Renzi, però. Si dimettono tutti, figa. Bisogna veramente blindarli delle scapole. Bravo, dai, scappa. Codice fiscale. Allora, ragazzi, ci vediamo più tardi per il Mi Scappa la diretta by night. Lo so, mi avete pregato in chat di non chiudere subito la diretta, ma... Bella quella di Rodotà, andata, no? Bella, sì, andate. Me l'hanno chiesto loro, dai, urlate Rodotà. La chat è sacra, eh. Ragazzi, chiudo, ci vediamo più tardi, vi prometto che più tardi ci ricollegheremo per il Mi Scappa la diretta by night, cercherò di fare quello più lungo. Per il momento chiudo, ciao a tutti, ciao a tutti. Ecco, grazie Salvo, grazie Beppe, grazie Walter, grazie Pietro. Fantastico.